Ciao ragazzi, oggi vi presento la nuova Play-Doh Town, la nuova città di Play-Doh, tutta da modellare, da personalizzare, da inventare, da costruire e da giocare con tutti i personaggi di Play-Doh Town. Mi faccio aiutare dal pompiere per presentarveli. Allora abbiamo il signor poliziotto o signor vigile con tanto di moto funzionante che magari si fa aiutare dal suo collega investigatore, perché potrebbe essere successo un crimine, ma dove? Nel negozio degli animali, dei cuccioli. E magari per festeggiare la riuscita della scoperta dell'indagine abbiamo trovato il brigante, allora sì, potremmo mangiarci un gelato dal signore dei gelati e alla fine cerci anche di darci una spuntatina ai capelli dalla signora parrucchiera, con tanto vedete di phone lancia Play-Doh con cui possiamo fare i capelli, personalizzarli, un sacco di acconciature, e poi magari anche la gelataia ci dà alla fine un dolcetto perché ce lo siamo meritato, anche perché ragazzi sì, ci aspetta una missione, attenzione attenzione, c'è del fuoco, pericolo pericolo, il pompiere esce dal suo abitacolo, va sull'autopompa e zac, spara l'acqua, cioè spara il Play-Doh sul nostro edificio in fiamme. Andiamo a vedere questi set, ragazzi, che sono veramente super nuovi. Avete visto? Anche i vasetti di Play-Doh sono animati, con questa specie di finestre che ci permettono di realizzare proprio dei palazzi. Qua vedete all'interno del set del pompiere con autopompa abbiamo anche lo stampo per farci il fuoco che faremo tra un attimo. E queste sono le figure di Play-Doh Town, questi personaggini gialli con tanto di accessori che hanno di dimensioni pensate apposta per metterli sopra i tappi di Play-Doh e che hanno questi elementi interattivi. Qua avete visto la testa cava, la possibilità di metterci la pasta, lo faremo tra un po', e di creare una simpatica barbetta. Ma non solo, perché sotto i piedoni del pompiere troviamo i suoi baffoni, se vogliamo metterli ovviamente, oppure il distintivo. Ma iniziamo finalmente a modellare, per cui prendiamo la pasta d'arancione contenuta nel set dell'autopompa del pompiere, inizio a premere all'interno, vedete cosa succede, ecco qua, esce la barbetta del pompiere, veramente simpatico, ecco. I personaggi hanno questi elementi, diciamo, di pasta interattivi che permettono di personalizzarli. E poi sta a noi, con la nostra creatività, andare a fare, per esempio, dei serpentoni conici di questo tipo e fare quello che potrebbe essere il ciuffo del pompiere, che ovviamente, come avete visto, ho tagliato a misura con quella strumento di precisione che è l'accetta del pompiere. E io ho fatto delle mesh. Poi, ovviamente, non può essere un pompiere se non c'ha un distintivo sul suo cappello, giusto? Per cui usiamo lo stampo che sta sotto il piedone del pompiere, ci facciamo questo distintivo azzurro che spacca bene come colore sull'arancione, vedete, ecco il risultato finale, veramente molto molto simpatico. Poi ovviamente lo possiamo personalizzare noi come vogliamo. La figure, facciamo anche i baffoni, la figure è rigida come gambe ma è morbida come mani, nel senso che possiamo metterci poi qualche elemento, qualche accessorio sulle mani, accessorio che possiamo fare sia col Play-Doh o che gli accessori presenti, come in questo caso l'accetta, all'interno del set. Qua vedete ho dato un tocco di personalizzazione aggiuntiva perché in effetti gli avevo fatto pochi capelli. Allora, qui vedete anche come si può fare le fiamme. Ci ho messo un po' di pasta arancione, poi ci ho messo la pasta rossa, a quel punto ho schiacciato per bene con la mia ditona e poi col metodo pasta richiama pasta, come me lo sono chiamato io, vado a prendere un bel pezzone di pasta, con questo vado a risucchiare il mio stampo ed ecco qua il fuoco pronto a bruciare, o meglio il pompiere pronto a spegnerlo, e viene chiamato subito l'azione. Io, sirena, attenzione, un incendio. A questo punto ci mettiamo la pasta azzurra all'interno dell'autopompa, siamo pronti con lo stantuffo a spremerla per bene, mettiamo in posizione di controllo il nostro capo dei pompieri e io ho eliminato il fuoco, spento. E ho anche un sacco di spaghettoni con cui fare magari ulteriori personalizzazioni. Ma non finisce qua, ragazzi, perché sull'autopompa c'è anche la possibilità di stampare con la pasta modellabile il cagnolino mascotte dei pompieri della Play-Doh Town, e abbiamo anche degli altri stampi che ci permettono ad esempio di fare la ricce trasmittente e un distintivo ulteriore. Ovviamente la ricce trasmittente è fatta di modo, come dimensioni, da poter stare nella mano del nostro pompiere. Qua avete visto, mi sono divertito anche a fare poi gli occhietti che mi ero dimenticato della mascotte dei pompieri, ed ecco qua la mascotte cagnolino dei pompieri. E ci siamo con i pompieri, adesso passiamo al nostro amico poliziotto, facciamo l'unboxing e all'interno vediamo, troviamo sempre molti molti dettagli con cui andare a personalizzare la nostra città. Andiamo qua ad aprirlo ed ecco, partiamo dal la moto non esce dal semaforo, Davide, il semaforo, con la possibilità ovviamente di fare i tre colori del semaforo, ma anche all'indietro l'omino, ma anche il cono segnalatore. Avete visto come gli stessi vasetti di Play-Doh, che in questo caso siano animati con il nastro vedo quello giallo, quello nero, per segnalare ovviamente uno ostacolo
sulla strada. E questo è il nostro poliziotto. Qual è l'elemento interattivo qua? I baffoni. Stesso sistema, ci metto la pasta dentro la testa, schiaccio col casco e dopo esco dai baffi. Lo vedremo tra un attimo. E la moto è funzionante e ricca di stampi che tra un attimo, quando finisco di decelerare questo video, vedremo in azione. Questo semaforo si appiccica perfettamente sul tappo di Play-Doh e finalmente, Davide, iniziamo a decelerare per vedere come va in azione la moto. Avete visto, le ruote stesse sono decorate, di modo che voi ci passate sopra una vostra pozzanghera di Play-Doh e ottenete una superficie bella decorata. Come funziona la decorazione dei vari elementi della città? In questo modo, vedete, io schiaccio dentro lo stampino la pasta, poi rigiro il risultato ottenuto ed ottengo quindi la lampada del nostro semaforo con queste zigrinature che la rendono ancora più realistica. Vedete, poi utilizzo il solito metodo che io chiamo pasta prende pasta e vado a prendere la pasta e inserirla all'interno del semaforo che sotto di sé ha anche una cavità con cui realizzare uno dei coni di segnalazione che possono essere utili al vigile durante incidenti lungo la strada. Ci ho messo prima la pasta rossa, poi a un certo punto, arrivato al livello della zigrinatura decorazione, ci ho messo la pasta azzurra per fare la base bicolore. Poi avete visto che ho fatto anche l'omino del semaforo e poi posso realizzare con lo stampo stesso del casco magari anche lo stemma del nostro poliziotto, a cui mancano i baffoni, per cui metto la pasta, li schiaccio ed ecco i simpatici baffoni usciti dal poliziotto. Io ho scelto di fargli i capelli rossi perché così non ho le ciglia, però ovviamente massima libertà con la pasta da modellare. Il bello è poter fare quello che ci passa letteralmente per la testa, così a me per la testa è passato di mettere per la testa del poliziotto, per la testa, basta, l'hai detto troppe volte Davide, un ciuffo supersonico. Quindi mi sono divertito a fare un poliziotto super ciuffoso, vedete, in questo modo, come facendo dei piccoli serpentini, schiacciandoli sulla sommità, rendendoli un po' comici e appiccicandoli al viso della mia figure. Ci ho messo la ricetta smittente, ma per esempio una giornata di grande sole cosa faccio? Posso fare anche gli occhiali al mio poliziotto. Ma non solo, avete visto, all'interno del sedile della motocicletta c'è anche questo megafono che sta giusto in mano al poliziotto, quindi anche gli accessori che potete fare con Play-Doh con gli stampi sono pensati per stare in mano al piccolo personaggio. Veramente questa Play-Doh tan curata in ogni dettaglio. Abbiamo anche il pistolone di ordinanza, che questo fattibile col Play-Doh è inseribile a mano al nostro personaggio. Ma non solo, metti che troviamo il briccone che ha rubato un cucciolo dall'animale dal negozio degli animali, a quel punto abbiamo anche le manette, il tutto mettibile sulla moto, avete visto, con due pinzette, ed ecco il nostro poliziotto è pronto all'azione, sgommata, qualcuno mi ha chiamato, via, si parte. E se non riesce a risolvere il caso, non c'è problema, c'è il suo amico investigatore. Unboxing del caso, ragazzi, vediamo nella confezione, abbiamo un personaggino, questi sono i mini set in cui abbiamo un personaggio, un accessorio, la ricetta trasmittente e due vasetti di Play-Doh di colore per andare a personalizzare il nostro personaggio. Già avete intuito che c'è anche qui il meccanismo della barbetta. Abbiamo un casco, anche qua possiamo metterci lo stemma. E poi il sistema è il solito. Ho messo due colori assieme questa volta per farvi vedere come potrebbe venire fuori una barbetta bicolore. Quindi poi divertirci magari con i colori, poi rosso e verde acido, così stanno molto bene assieme, sparano molto bene con i colori. Passiamo a fargli quindi un ciuffo. In questo caso ho preferito mettergli un po' di pasta, il cappello, l'ho lasciato un po' alto di modo da avere della superficie di Play-Doh appiccicosa per metterci poi, diciamo, tutto il resto del ciuffo che vado a personalizzare con o senza casco. Senza casco, ad esempio, in versione rossa, così personalizzo la ricetta trasmittente ed ottengo un risultato di questo tipo. Casco che può essere messo sia avanti che dietro, quindi divertirci a renderlo un po' più sportivo. Ed eccoci, ragazzi, mentre vi annuncio che nella prossima puntata faremo il carretto dei gelati, ma anche il negozio di animali. E occhio, ragazzi, perché io l'adoro, la parrucchiera che c'ha anche un pappagallo a cui possiamo fare una cresta così strepitoso. Ma non vi anticipo tutto perché ci vediamo in uno dei prossimi video per la seconda parte dedicata alla nuovissima Play-Doh Town. Come sempre, per informazioni vi aspetto sopra nei commenti. A presto, alla prossima, pollicione, ciao ciao, Davide.